Vangelo di oggi incontriamo il primo annuncio della passione, cioè la prima delle occasioni in cui Gesù illustra ai discepoli quale sorte lo attende, che deve patire, soffrire, essere messo a morte e risorgere. Ecco, si tratta di un momento particolarmente delicato che alcuni biblisti illustrano anche attraverso la categoria del segreto messianico, cioè Gesù ha inizialmente tenuto segreti ai discepoli alcuni aspetti della sua missione, tra cui l'epilogo che lo attende, e li svela in modo progressivo. Questa è stata anche assimilata ad una scelta pedagogica di Gesù stesso. Per capire i tratti pedagogici di questo episodio e le suggestioni che ci può dare, è importante mettersi nei panni dei discepoli. Loro avevano riconosciuto in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. Pietro stesso lo aveva confessato. Però ancora non sapevano i sentieri per i quali si sarebbe svolto il percorso del suo cammino messianico e anche del loro cammino di discepoli. È chiaro che ciascuno di loro aveva delle aspettative, ciascuno di loro avrà fatto delle ipotesi, il Vangelo non ce le racconta, però è evidente dalla narrazione che nessuno di loro aveva chiaramente immaginato l'idea di un servo sofferente, di un messia sofferente. Ecco allora che questo tipo di strategia, la rivelazione progressiva, il segreto messianico, possono essere assimilati anche e soprattutto per l'obiettivo che si propone questa azione educativa di Gesù, possono essere assimilati a quella che nella letteratura pedagogica viene identificata come la formazione trasformativa, il transformative learning, per cui perché una formazione possa trasformare colui che si forma, formazione per esempio di tipo professionale, in modo profondo, è necessario andare a toccare alcune corde, le aspettative e le chiavi di lettura. Ecco che allora le aspettative dei discepoli, abbiamo visto, non erano già orientate in questo senso. Il messaggio di Gesù arriva forte e chiaro: ciascuno di voi rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi segua. Il disvelamento di una parte del segreto messianico corrisponde a quello che nella formazione trasformativa è il momento di debriefing, in cui fai il punto su te stesso, sulle tue aspettative, sulle tue motivazioni, su quello che pensi o speri di riuscire a fare.